5 settembre 1972, Monaco di Baviera, villaggio olimpico. Alle ore 4:30 del mattino, un comando palestinese si avvicina alla recinzione del villaggio olimpico. Fa parte del comando Lutif Afif, leader del gruppo e negoziatore. Gli viene affibbiato il soprannome di Isa e diventerà famoso per le immagini in TV che lo ritraggono col volto ricoperto di lucido per scarpe, occhiali da sole e un vistoso cappellino bianco. Nativo di Nazareth, da madre ebrea e da padre palestinese di religione cristiana, laureato a Berlino, ha lavorato come ingegnere alla costruzione del villaggio olimpico di Monaco. Yusuf Nazal, conosciuto con l'appellativo di Tony, identificabile nelle foto e nelle riprese per il cappello da cowboy. Ha lavorato come cuoco al villaggio durante la costruzione del medesimo. Afif Ahmad Hamid, conosciuto come Paolo. Khalid Javad, conosciuto come Salah. Ahmad Sheikh Taha, conosciuto come Abu Allah. Mohamed Safadi, conosciuto come Badran. Adnan Al-Ghashey, conosciuto come Denawi. Jamal Al-Ghashey, conosciuto come Samir. Il gruppo terroristico è griffato con il nome di Settembre Nero. Alla testa del movimento c'è Abu Dawood. Giorni prima avevano fatto arrivare le armi in alcune borse via aereo. In 5 valigie erano contenuti 6 fucili d'assalto Kalashnikov, 2 pistole mitragliatrici con alcuni caricatori. Nei giorni seguenti fecero arrivare altri 2 fucili d'assalto Kalashnikov e alcune bombe a mano. In questo frangente, la sicurezza evidentemente non ha affatto brillato per efficacia. Si disse che già all'aeroporto avessero controllato soltanto la prima borsa, che conteneva biancheria intima femminile. Quasi in contemporanea con l'approdo del comando al villaggio olimpico, spunta dalla strada un gruppo di atleti americani che avevano trascorso la notte nei locali di Monaco. Credendo di trovarsi di fronte ad altri atleti, gli americani aiutano i terroristi a scavalcare la recinzione con le borse contenenti le armi. I terroristi fanno poi irruzione nell'appartamento che ospita gli atleti israeliani. Nell'atto di forzare la porta d'ingresso viene ucciso Moshe Weinberg, allenatore, e barbaramente torturato e lasciato a morire davanti ai compagni Yosef Romano, specializzato nel sollevamento pesi. Nel proseguo dell'azione sequestrano altri 9 atleti. Alle ore 4:47, una donna delle pulizie, appena giunta sul posto di lavoro, udendo gli spari, chiama subito la polizia. Ad un primo esame della situazione, non si riesce a registrare un dialogo con i terroristi, che per spiegare le proprie intenzioni gettano in strada il corpo di Moshe Weinberg. Alle ore 5:08, l'intento dell'attacco terroristico diventa subito più chiaro. 2 fogli di carta vengono lanciati dal balcone del primo piano e raccolti da un agente tedesco. Ciò che si richiedeva era la liberazione di 234 detenuti nelle carceri israeliane e dei terroristi tedeschi della Rote Arme Fraktion, Andreas Bader e Ulrike Meinhof, detenuti in Germania. L'ordine ha come ultimatum le 9 del mattino. In caso contrario, Issa, colui che si propose come negoziatore, minaccia che ad ogni ora passata invano sarebbe stato ucciso un ostaggio e che i cadaveri sarebbero stati gettati per strada. Alle 8:15 la gara di equitazione in programma ai Giochi Olimpici si svolge regolarmente. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Avery Brundage, informato dell'accaduto, decide che le Olimpiadi non si fermano. Nel frattempo sono partite le trattative. L'ultimatum dei terroristi subisce variazioni di ora in ora fino alle 17. Le televisioni hanno avuto tutto il tempo per puntare le telecamere sul numero 31 di Konnolystrasse. L'eco mediatica è enorme. L'ultima richiesta è il trasporto aereo diretto per il Cairo per continuare le trattative. Alle ore 21 viene posto un ulteriore ultimatum che verrà rispettato.
Due elicotteri atterrano nei pressi dell'edificio del villaggio olimpico e trasportano i terroristi e gli ostaggi all'aeroporto di Fürstenfeldbruck. L'unità di crisi tedesca ha nel frattempo organizzato una spedizione di una squadra della polizia per sorprendere i terroristi e arrestarli. Il piano è piuttosto improvvisato e lacunoso. Atterrati all'aeroporto, Issa e Tony si premurano di perlustrare l'aereo, non fidandosi. Lo trovano vuoto. Scappano. Un agente tedesco apre il fuoco. La situazione precipita. C'è un confuso conflitto a fuoco che dura un'ora. Viene ucciso un agente tedesco. Trovandosi senza scampo, Issa spara ai suoi prigionieri e lancia una bomba a mano sull'elicottero. Gli ostaggi muoiono. Issa si dà alla fuga, ma viene raggiunto mortalmente dai colpi degli agenti tedeschi. Le dinamiche relative al secondo elicottero sono ancora da chiarire, ma anche lì gli ostaggi verranno assassinati. Nella fuga, gli ultimi quattro terroristi rimasti vivi vengono arrestati. Tempo dopo, Golda Meir con il Mossad attuerà una lunga vendetta che porterà all'individuazione di tutti i responsabili palestinesi secondo il Mossad e alla loro relativa eliminazione in gran parte dell'Europa. Il conflitto palestinese-israeliano raggiunge la grande platea olimpica, dissolvendo brutalmente l'aura di pace di cui lo sport si fa promotore.